Allora, una veloce presentazione. Celestino Sant'Agata è venuto da me e ha detto: Marco, senti, noi vogliamo unirci, insomma, la buona causa del Nalug, perché facciamo una cosa forte, facciamo una cosa figa. E ho detto: la crisi davvero? No, è innocente. Allora, vediamo, dobbiamo per forza portare avanti questa cosa. E poi, tra l'altro, insomma, vi parlerà di tutta una serie di progetti davvero molto interessanti che sono stati anche avviati dal Comune di Napoli, ma ovviamente per i dettagli lascio la parola a lui. Quindi, Celestino. Salve a tutti, io sono Celestino Sant'Agata, faccio parte dell'associazione Napoli Blockchain, che è l'organizzazione no profit che partecipa, collabora con il Comune di Napoli per implementare le soluzioni per la pubblica amministrazione che utilizzano la blockchain. In particolare noi abbiamo sviluppato il software che consente di ricevere i pagamenti in Bitcoin e altre criptovalute e il token del Comune di Napoli. E collaboriamo con l'Università Partenope per fare sviluppo per quanto riguarda applicazioni blockchain, in particolare per il token del comune. Se oggi venite in digital mostreremo il nostro software che abbiamo sviluppato. E ovviamente non è ancora open source, è un repository privato, però a breve decideremo la licenza da utilizzare e sarà pubblicato tutto su GitHub. Io oggi parlerò in generale un po' di blockchain. Perché si parla tanto di blockchain? È una buzzword, questo è sicuro, però cerchiamo di capire se è anche una rivoluzione, se effettivamente, come molti dicono, la blockchain cambierà il mondo, e cerchiamo di capire se può avere senso una blockchain senza un asset digitale nativo, cioè può avere senso una blockchain senza Bitcoin? Non possiamo parlare di blockchain senza parlare di Bitcoin. Che cos'è Bitcoin? È la prima applicazione e la più importante della blockchain. Però non è una tecnologia, è un nuovo paradigma tecnologico e sociale che si pone a crocevia di diverse aree, crittografia, teoria dei giochi, reti distribuite e teorie monetarie. Di base è un protocollo informatico, quindi del codice, che permette il trasferimento peer-to-peer di un asset digitale che sono appunto i coin, i bitcoin, i token della blockchain bitcoin. Quali sono le caratteristiche? È decentralizzato, permette delle transazioni peer-to-peer veloci e a basso costo, non necessita di intermediari per effettuare delle transazioni, è permissionless, quindi liberamente accessibile a tutti da ogni parte del mondo senza distinzione di razza, di sesso, di religione. È crittograficamente sicuro, quindi non falsificabile, non rischierete mai di accettare una banconota falsa in Bitcoin. È resistente alla censura e ovviamente open source per preservare la sicurezza e la decentralizzazione. La prima definizione di digital cash ce la fornisce David Chaum, che nel 1982 teorizza un qualche forma di denaro di contante digitale, ma i primi due prototipi di contante digitale, le dà Weidai con B-Money e Nick Szabo con Bitgold, che sostanzialmente concepiscono qualcosa molto simile a Bitcoin, che utilizzi un algoritmo di consenso di tipo proof of work e una struttura dati simile alla blockchain. Qual è il problema però che hanno affrontato questi due progetti per cui non sono riusciti ad essere sviluppati? Sostanzialmente nel mondo digitale, qualunque cosa digitale, un'informazione, non può essere scarsa. Nel momento in cui crei un'informazione, questa informazione può essere replicata infinite volte. Quindi se io voglio creare del valore digitalmente non lo posso fare perché se io ho un coin posso replicarlo infinite volte, ognuno di noi può fare questa operazione, quindi saremo tutti più ricchi di qualcosa che non vale nulla. E in più, in ambito digitale, non posso evitare la doppia spesa, nessuno può impedirmi di fare due transazioni valide che però spendano lo stesso coin in due volte. E poi c'è il problema del consenso distribuito, cioè come faccio a fare in modo che in un network distribuito tutti noi della rete raggiungono un consenso sulla stessa storia transazionale. Il primo passo è utilizzare la firma digitale. Io utilizzo la firma digitale, quindi sono sicuro che solo chi è in possesso di una chiave privata può spendere un coin relativo alla chiave pubblica. Ma non basta, perché nessuno mi impedisce di fare
una transazione 2, 3, 10 volte dello stesso coin. Io voglio atto notarile, compro una casa, faccio un pagamento di 10 bitcoin per quella casa, propago la transazione, un registro in cui la transazione è presente verso il venditore, mentre tuttora il resto della rete propaga una transazione che attribuisce a me stesso di nuovo quei 10 bitcoin. Semplice. Quindi ci vuole un qualcosa che stabilisca chi può scrivere sul registro, cioè chi può propagare un registro che sia unico per tutto. A questo ci pensa un meccanismo di consenso che si chiama proof of work. Se io voglio scrivere sul registro e propagare un registro, devo dare la prova di aver svolto un lavoro computazionale che mi dà il diritto a scrivere su quel registro. Ci esistono dei nodi nella rete Bitcoin che si chiamano nodi di mining, nodi minatori, penso che avete sentito parlare del mining di Bitcoin, che competono tra di loro per svolgere una funzione, per risolvere una funzione di hash, e chi fornisce la prova di aver svolto questo lavoro ottiene una ricompensa. Tutti i nodi della rete però verificano le transazioni inserite nei blocchi, quindi se un nodo di mining volesse fare doppia spesa oppure volesse attribuire a se stesso 10 milioni di bitcoin, potrebbe farlo tecnicamente, però andrebbe contro le regole del protocollo. Tutti i nodi della rete si accorgerebbero della frode e quindi transazione invalida, il blocco diventa invalido, automaticamente il miner avrà speso potenza computazionale, usurato le macchine per svolgere questa operazione e perderà anche la ricompensa. Quindi la proof of work, il meccanismo di consenso di Bitcoin, incentiva il miner a comportarsi bene, perché se non lo fa perde tutto. Quindi a cosa serve la blockchain? Che abbiamo parlato del proof of work prima di girare, la blockchain che cos'è? È una struttura dati semplice, semplicissima. È un blocco, sono tutti blocchi concatenati, all'interno di ogni blocco sono presenti delle transazioni e sopra questo blocco c'è un header, una testa, in cui troviamo l'hash del blocco precedente, un timestamp, una tix root, un merkle root, del merkle tree di tutte le transazioni inserite in quel blocco, e un nonce. Il nonce è il risultato del calcolo compiuto dal miner. Quindi è una struttura dati semplicissima. Però perché è importante il network distribuito? Perché il network distribuito, in cui non c'è una concezione di tempo globale asincrono, dove non c'è, dove c'è anche una latenza comunicativa, io non riesco a dare un ordine alle transazioni. Quindi la blockchain è come se fosse, ogni blocco della blockchain è come se fosse un secondo sull'orologio, segna il passare del tempo nel network di Bitcoin. Quindi una blockchain è più che blockchain, una timechain, porta il tempo in un network distribuito. È immutabile, sì, perché si sente parlare spesso dell'immutabilità della blockchain, ma la blockchain per sé è una struttura tale, è un qualcosa di digitale, è immutabile, si può distruggere, si può eliminare, si può fare qualunque cosa. Perché la blockchain di Bitcoin è immutabile, quella di Bitcoin? Perché è distribuita ovviamente e in più è irrobustita, la concatenazione tra i blocchi è irrobustita dalla proof of work, cioè io per rompere questa catena devo impiegare lo stesso lavoro computazionale compiuto dai miner in quel momento. Se ci sono tanti blocchi accumulati uno sopra l'altro, io devo svolgere un lavoro computazionale enorme, non fattibile, e quindi l'immutabilità della blockchain non è finalizzata, ma è probabilisticamente impossibile cambiare la blockchain di Bitcoin. Da qui deriva il mito della blockchain immutabile. La blockchain però ha dei grossi problemi, che sono problemi di scalabilità. Bitcoin consente di fare massimo teoricamente 7 transazioni al secondo, perché i blocchi della blockchain di Bitcoin sono grandi un mega ci fanno 7 transazioni al secondo. Visa consente, network Visa consente di fare 60.000 transazioni al secondo, quindi sono dei numeri non paragonabili. Quindi che faccio? Aumento la dimensione del blocco? No, perché aumentando la dimensione del blocco ho dei problemi di sicurezza e di decentralizzazione. Se io aumento la dimensione a 100 mega, passo al massimo di teorico di 700 transazioni al secondo, non arrivo a 60.000, però nel frattempo perdo di decentralizzazione, perché propagare un blocco di 100 mega o di un giga su network non è
il massimo per la decentralizzazione, perché andrebbero a sparire tutti i nodi piccoli. Io per esempio a casa non devo dire di installare il nodo Bitcoin e validare la transazione. Se i blocchi fossero di 100 mega, di 2 gigabyte, di 2 gigabyte, dopo un anno probabilmente voi non avreste la possibilità di conservare il nodo Bitcoin. Quindi le soluzioni adottate per Bitcoin per scalare sono soluzioni di secondo livello, ed è, questa soluzione si chiama Lightning Network, è un protocollo che vi consente di creare dei canali di pagamento, due nodi fanno una transazione sulla blockchain, aprono il canale e da quel momento in poi potranno fare delle transazioni immediate senza commissioni tra di loro. Teoricamente sono possibili milioni di transazioni al secondo, ci sono alcuni studi che parlano di miliardi di transazioni al secondo, quindi numeri spaventosi, però non è tutto oro ciò che lucida, perché qualche problema c'è, è una tecnologia molto immatura, molto acerba, ci sono problemi di backup dei canali, bisogna essere sempre online per ricevere i pagamenti, diciamo qualche problemino c'è, risolvibile però. Blockchain contro Lightning. Io uso in questo caso, quindi utilizzerò Lightning per fare dei piccoli pagamenti, per comprare il caffè, per pagare il pane, l'autostrada, oppure per utilizzare dei servizi che sfruttano le micro e le micro transazioni, per esempio usate la Red Mesh, oppure dispositivi IoT. Tutti i dispositivi IoT che integrano un wallet Bitcoin Lightning e che scambiano, vendono e acquistano kilobyte di informazioni a fronte del pagamento di piccole frazioni di euro. Io per esempio posso camminare per la città senza connessione Italia, una connessione wifi, un piccolo wallet, pochi kilobyte di wallet Bitcoin, e scambiare informazioni con l'ambiente esterno senza utilizzare connessione dati attraverso un pagamento di piccole frazioni di kilobyte. La blockchain la utilizzerò per aprire e chiudere i canali Lightning, per fare operazioni di dollarizzazione, oppure grosse transazioni, perché la blockchain di Bitcoin è più indicata per fare enormi transazioni. Prendete questo per esempio, qualche giorno fa sono stati trasferiti 112.000 Bitcoin, equivalenti a $1 miliardo, in pochi minuti e con $3.50 di commissioni, tra l'altro commissioni pagate al massimo, con non Segwit, cioè con un altro tipo di protocollo. Se fosse stato utilizzato da Segwit, questa transazione sarebbe stata addirittura di $1.50, due. Quindi immaginate la potenza di questo network. La blockchain però, quindi, essendo tra virgolette immutabile, ci dà la possibilità di applicare ad esempio il timestamping. Io posso timestampare un documento sulla blockchain per garantirne non l'immutabilità del documento, ma per garantirne l'integrità. Io ho un documento, cambio qualcosa, l'hash cambia totalmente, posso verificare che questo documento è stato manomesso. Oppure per il rafforzamento della firma digitale. Sapete come funziona la firma digitale? Voi vi affidate all'ente terzo, questo ente terzo ha una chiave privata che firma per voi i documenti. E se questa chiave privata venisse trafugata? Da quel momento in poi, tutti i documenti firmati fino a quel momento saranno retrodatabili, quindi non saranno più validi. Allora, rafforzare la firma digitale cosa significa? Io faccio la firma digitale, però contemporaneamente ogni documento che stampo che produco lo timestampo sulla blockchain. Se quella chiave privata dell'ente certificatore viene trafugata, io da quel momento in poi emetto un certificato di revoca, quindi da quel momento in poi quella chiave privata non funzionerà più. Però comunque i documenti passati saranno salvi perché timestampati su blockchain. Altra applicazione, la self-sovereign identity, non so se ne avete mai sentito parlare, cioè la gestione dell'identità digitale decentralizzata. La coppia chiave pubblica e chiave privata fornisce di per sé un'identità. Quindi come fare per fornire un'identità alle persone attraverso una blockchain in maniera decentralizzata? Si può fare, è molto complesso, però ci sono alcune aziende che ci stanno lavorando. Oppure per esempio automatizzare attraverso degli smart contract e degli oracoli. Pensate all'assicurazione, io faccio un biglietto aereo, se l'aereo va in ritardo dovrei ricevere il rimborso, però per ricevere il rimborso devo fare riferimento all'agenzia, l'agenzia mi farà il rimborso dopo 3 mesi, 4 mesi, facciamo tutto lo smart contract e oracoli. Se il volo parte in ritardo, automaticamente io ricevo i soldi che ho pagato perché inserirmi uno smart contract.
Ethereum, che cos'è Ethereum? È un'applicazione, è una piattaforma distribuita open source per applicazioni decentralizzate web 3.0. Utilizza ovviamente su base su tecnologia blockchain, per utilizzare una virtual machine distribuita per eseguire degli smart contract, che sono molto più complessi quelli di Bitcoin, perché più incomplete, e utilizza anche se una criptovaluta come carburante per eseguire gli smart contract. Implementa un risolutore di indirizzi del Ethereum Name Service, Swarm, che è un file system decentralizzato che mira a sostituire HTTP, e Whisper è un protocollo di comunicazione da DApp. Quindi diciamo il mondo blockchain è un mondo molto ricco, fornisce veramente una rivoluzione, soprattutto in ambito finanziario e non solo. Però c'è ancora qualche perplessità, c'è tanta confusione. Le criptovalute sono un nuovo paradigma, come qualunque cosa nuova fa paura. Pensate ad esempio agli articoli di giornale che scritti nei primi anni 90 su internet, internet non si poteva usare, su internet c'erano trafficanti di droga, su internet sette sataniche, però la pornografia. Poi si arrivò verso la fine degli anni 90 in cui si iniziò a parlare anche della possibilità di andare online senza internet, cioè di creare dei walled garden, cioè dei giardini vicinati. Uno dei realizzatori fu Bill Gates, che non voleva perdere diciamo il treno internet, però nemmeno voleva andare contro le istituzioni che osteggiavano questa tecnologia. Poi sappiamo tutti come è andato a finire. Però quando si parla solo di blockchain, cioè se parliamo di blockchain e non parliamo di Bitcoin, non parliamo di Ethereum, non parliamo di criptovalute, si va sulle stelle e si inizia a parlare quindi della possibilità di come la blockchain potrà cambiare il mondo senza le criptovalute, di come potrà salvare le vite umane, ad esempio come la blockchain può evitare la partenza dei barconi dalle coste libiche, basterebbe un GPS, no? La pace nel mondo, risolvere i problemi idrici in Africa, o mettere in sicurezza l'arsenale nucleare, queste sono tutte cose che trovate, sono tutti articoli che trovate su internet, cercate e troverete articoli a infiniti su questo. Oppure, questo appena non l'ho trovato, la blockchain supera qualsiasi barriera fisica e metafisica della mente umana. Poi chiedi, dici, ma come fai? Ma a me interessa, io ci trovo queste cose, mi farebbe piacere avere, scambiarsi delle informazioni, la risposta di questo tipo. La realtà qual è? Che la blockchain non vuol dire nulla, la parola blockchain è una parola, non vuol dire nulla se non associati a concetti di crittografia informatica, teoria dei giochi. Non ha senso una blockchain senza un asset digitale nativo, e vengono confuse spesso le buone prassi di sicurezza informatica e crittografica. La blockchain, io ho un problema di sicurezza nella mia azienda, ho un problema di sicurezza nella mia banca, utilizzerò la blockchain e risolverò ogni problema. Non è così assolutamente, anzi inserirò all'interno dei miei processi ulteriori criticità. La maggior parte, poi, che la maggior parte delle applicazioni per cui adesso, delle situazioni per cui adesso si usa la blockchain, non hanno bisogno della blockchain, basterebbe un bel database centralizzato, molto più veloce, molto più efficiente, molto più sicuro, e fare le stesse cose 100 volte più velocemente. Quindi, in sostanza, la blockchain che cos'è? La blockchain è una parola a cui se non associo degli elementi fondamentali che sono la decentralizzazione, la resistenza alla censura, la resilienza del network, libertà di accesso, il fatto di essere trustless e soprattutto no compliance, la blockchain è un protocollo, non può essere compliance con nulla. Voi immaginate un protocollo TCP/IP che domani mattina si adatta alle necessità e alle volontà di Trump o di Kim Jong-un? No, è un protocollo, deve trasmettere dei dati ignorantemente, deve fare solo quello. La blockchain è questo, un protocollo che permette il trasferimento tra due punti, basta, niente di più, in maniera decentralizzata. I servizi che vado a costruire sulla blockchain, assicurazioni, servizi finanziari, questi devono essere compliance, devono rispettare delle normative, ma la blockchain non può essere compliance, assolutamente. Io vi ringrazio e vi invito oggi pomeriggio in Digital Academy, dove vi faremo vedere il software che abbiamo sviluppato con l'associazione, che vi consente di ricevere i pagamenti in Bitcoin presso le vostre attività, e parleremo anche di altre cose, altri progetti che stiamo portando avanti come associazione. Grazie.
Allora, abbiamo un problema. Mi hai finito 10 minuti prima. Sei un disgraziato. Cioè, adesso mi fai saltare tutti i programmi. Come devo fare con te? Cioè, sei una persona pessima. No, vabbè, a parte questo. No, più che altro, data, come dire, la complessità e anche sicuramente la curiosità che c'è attorno all'argomento, magari prima di recuperare Rosario che è il prossimo relatore, se ci sono, sì, più che altro se ci sono domande a riguardo, perché mi rendo conto che comunque l'argomento ha un certo peso, una certa complessità. Io personalmente, comincio a darti il mio punto di vista, fin quando ovviamente ha un suo valore. Luca, Rosario, perché abbiamo già finito con un po' di anticipo. E, no, personalmente credo molto nella sua funzionalità in merito alla burocrazia, in merito all'amministrazione pubblica. Sulla questione criptovaluta, sebbene io mi sia un fruitore, insomma, non sono ancora convinto al 100%, quindi su questo insomma, c'è ancora sicuramente tanto da ragionare. Però per quanto riguarda l'impatto verso la pubblica amministrazione, penso che sia praticamente una sorta di manna scesa dal cielo. Quindi poi su questo, vabbè, per quanto riguarda la questione monetaria, affronteremo un discorso oggi pomeriggio, che ci mostrerà il link. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, qualche altro esempio, qualche altra riflessione su questo? Allora, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, sostanzialmente la blockchain è immutabile, quindi abbiamo un registro immutabile su cui possiamo registrare delle cose. Beh, allora, ogni documento, qualunque documento in formato digitale, noi lo possiamo buttare sulla blockchain, non il documento, attenzione, l'hash di quel documento. Magari possiamo fare una sofisticazione ulteriore, quindi buttare questo documento e salvarlo in un IPFS, no? Tramite il IPFS. Allora, in quel caso poi aumentiamo il livello anche di sicurezza. Per la pubblica amministrazione, quando pensate ai registri del catasto, li metti tutti su blockchain, fai esci, fai network. Ah, questa è una cosa interessante. C'è un protocollo, si chiama Open Timestamps, che consente di fare il timestamping degli hash sulla blockchain. Questo protocollo, adesso se voi voleste fare un timestamp di un documento, fate hash, fate una transazione Bitcoin, pagate una piccola fee, con un OP return, fate una transazione che non è più, diciamo, spendibile, quindi rimane per sempre sulla blockchain. Però immaginate di dover fare, se in una pubblica amministrazione, dovete fare 1000 transazioni al giorno, non solo saturate la blockchain, poi pagherete un sacco di fee, 1000 transazioni, per un euro sono 1000 euro al giorno, no? Magari. Esiste questo protocollo che merkelizza, mette in un merkle tree tutti gli hash delle transazioni e voi basta avere un hash per ogni nodo, per ogni livello di albero, per ottenere le transazioni fatte da tutta la vostra struttura comunale. Gli ideatori di questo standard hanno fatto... Perché voi, perdonami, io immagino una cosa del genere applicata al comune di Napoli. Esatto. Gli ideatori di questo standard parteciparono a un hackathon di archive.org, presero tutte le pagine di archive.org, quindi qualche petabyte di roba, e in pochi secondi fecero il timestamp di tutto il loro archivio su blockchain. Tanto per quelli di archive.org, poi li contattarono e dicono: come non l'avete fatto? Cioè, è impossibile, perché loro avevano esposto tutti i metadati, quindi tutti gli hash, tutte le loro immagini con un albero di soli 30 livelli, quindi 30 livelli tutto timestampato su blockchain, una cosa incredibile, una potenza enorme. Quindi sì, per la pubblica amministrazione questo è importante, dovete trattare tantissimi dati, tantissimi riferimenti a dei dati attraverso la blockchain e renderli non immutabili ma controllabili. Senti, c'è un'altra cosa, per quanto riguarda poi i dipendenti della pubblica amministrazione, dovrebbero essere particolarmente formati su questo versante, perché comunque la nostra pubblica amministrazione ha all'interno dei dipendenti, per quanto possano essere zelanti, perché poi fortunatamente ci sono pubbliche amministrazioni che funzionano bene, altre che funzionano meno bene, però quindi sono avanti con l'età, che la media di età comunque è alta, quindi non si può pretendere un apprendimento di queste tecnologie. Interfacciarsi direttamente con la blockchain è difficile, perché bisogna utilizzare degli strumenti appositi, però esistono degli strumenti, dei front-end più facili, in cui inserisci il documento, ti calcola le hash direttamente, te lo butta e ti fa direttamente il timestamp, per esempio. L'applicazione per la pubblica amministrazione è l'identità digitale. Puoi fare l'identità digitale su blockchain, però diventa decentralizzata. La pubblica amministrazione ti fa da certificatore, da quel momento in poi quella tua chiave privata, quella tua chiave pubblica rappresentano la tua identità e io posso fare un sacco di cose belle.
tra cui per esempio voglio andare a comprare delle sigarette, non voglio presentare la mia carta formale, voglio andare a comprare qualcosa che fa male, che per cui devo presentare la carta che fa male, esatto. Devo presentare l'identità, la carta d'identità, io però non voglio far sapere dove abito, chi sono, come mi chiamo, voglio solo far sapere che in quel momento io posso acquistare quella cosa. Lo posso fare perché presento il mio wallet che firma una transazione in cui dimostro che io sono maggiorenne, ma non dice né come mi chiamo, né qual è la mia età, né qual è il mio sesso. Allora, sempre una domanda dal pubblico, da pubblicizzato raggiungo, che però la vergogna non la vuole dire, quindi te la dico io, perché poi me l'ha inviata su Telegram, cioè perché capite a chi la costiamo? Dammi un secondo, dai, prima. Ecco, domanda Enrico, ma la fee per ogni transazione chi la riceve? I miner. Ok, vai, spiega il concetto di miner. I miner. Io, come ho detto prima, per fare delle transazioni devo avere la possibilità di scrivere su questo registro. Per scrivere su questo registro devo compiere quel lavoro computazionale. Ma non è che tutti quanti per fare una transazione ci mettiamo a fare dei lavori con computer, anche perché poi li appicciamo. Quindi oltre al costo della transazione c'è anche il costo dell'hardware. No, io delego, mando la mia transazione in una pool. In questa pool ci sono dei miner che pescano le transazioni e le mettono nei blocchi. Pescano e convalidano. E io per essere inserito in un blocco pago delle fee. Più sono alte le fee che pago, più veloce è la conferma della transazione. Potrei pagare, per esempio, un centesimo di fee di transazione piccola, quando adesso la media è di 30 centesimi, 40 centesimi, un euro, dipende dal momento, però riceverò la conferma dopo una settimana, un giorno, due giorni, dipende. E c'è un mercato anche lì, si è creato, si è creato un mercato lì. Perciò non è consigliabile per piccoli importi pagare direttamente su blockchain, e utilizzare dei protocolli che stanno un top di blockchain, quindi se voi prendete. Ok, chiaro. E c'è qualche altra domanda, o magari qualcuno mi scrive su Telegram e la giro. No, vabbè, però comunque sicuramente approfondiremo meglio il discorso oggi pomeriggio, perché ci mostrerà comunque l'applicazione che la posso. C'è anche Tommaso, giusto? Sì, Tommaso, sì. C'è anche il capomastro dello sviluppo. Va bene, sì, perfetto, sì. Quindi avremo tutta l'opportunità comunque di approfondire oggi il progetto, che comunque appunto è stato fatto, sì, per il Comune di Napoli, per quale poi tra l'altro ho visto anche dei video dell'applicazione, insomma, che viene utilizzata, è davvero, davvero interessante. Ora, per quanto ci si possa credere o no, per quale sì, sono c'è anche settimana che abbiamo installato la prima cassa automatica, sì, che consente di ricevere un bar, no, quindi non da Caraturo, che è uno dei principali, no, da Caraturo, non c'è. Caraturo è stato il primo ad installare, però lui ha solo il posto, noi invece abbiamo fatto una cassa automatica integrato all'interno della cassa automatica del software, quindi tu quella apri, perfetto, cosa si fa. Ok, grazie. Grazie a voi.